Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento del venerdì con J Magazine. Puntata davvero speciale, cercheremo di regalarvi un dopopasto davvero divertente. Abbandoniamo un po' il territorio consueto della politica piuttosto che della cultura e cercheremo invece di fondere tutto questo in una giornata davvero particolare. Lo faremo grazie al contributo di tre importanti ospiti, l'ultima delle quali deve ancora raggiungerci, ma non ci perdiamo d'animo e soprattutto iniziamo questa maratona della risata, perché la definirei proprio così, con i due ospiti che ci hanno raggiunto in studio e che ringraziamo. La mia sinistra, io lo definisco umorista, ma non solo, è un caricaturista e un artista, soprattutto Nando Perilli. Grazie Nando di essere in nostra Grazie. compagnia. Poi è un piacere per me ritrovare un amico, come lo è sicuramente Nando Perilli, ma soprattutto anche un compagno di ventura, perché abbiamo calcato anche diversi palcoscenici. Oggi lo ritroviamo per la prima volta negli studi di Super J. Direi la crisi porta il suo nome e i telespettatori l'avranno riconosciuto, Angelo Carestia. Ciao, un saluto a tutti quanti. E Grazie. vorrei sottolineare che è finita la crisi e adesso comincia la La carestia. carestia, mai nome fu più appropriato in questi Appropriato. tempi. Ci raggiungerà tra qualche istante un'altra regina del palcoscenico, Antonella Ciocca, della quale sicuramente ripercorreremo alcune tappe significative della sua crescita professionale, ma soprattutto attraverso importanti contributi video cercheremo anche di capire quello che è stato un po' il background dei nostri ospiti. Io direi di partire subito da Nando Perilli. Se non altro perché lui ha raccontato attraverso in questi anni l'Italia che cresceva, si evolveva, soprattutto traendo ispirazione dalla politica. Prima però di affrontare questo argomento, Nando, volevo chiedere qualche nota della tua arte, l'arte che ti appartiene e che ha sempre caratterizzato la tua esistenza. Innanzitutto, il mondo della caricatura, della vignetta, come nasce questa passione? Beh, nasce da piccolo. Ho cominciato a disegnare quando facevo le elementari e mi divertivo a fare caricature a personaggi come i maestri, oppure personaggi caratteristici del paese, oppure di compagni di classe. Poi mano a mano, c'aveva questa verve, diciamo, di fare. Dicono che io non mi ricordo, da bambino facevo dei disegni sul bagnasciuga della riva del mare e parecchi bagnanti si fermavano a guardare quello che facevo io, ma questo non me lo ricordo. Il Madonnaro di sabbia, in qualche Sì. maniera. Poi ho continuato così, ho fatto delle caricature, poi ho cominciato con delle vignette. Ho fatto delle vignette a livello locale con avvenimenti politici locali, diciamo, no? E ho continuato a fare caricature, poi sono stato a scuola a arte grafica pubblicitaria, mi sono un po' perfezionato e ho conosciuto anche degli ottimi disegnatori, Nel fra cui frattempo, uno era un disegnatore che pubblicizzava un prodotto lì al carosello di quegli anni, praticamente, bravissimo. tra l'altro, Nando, tu sei stato sempre un acuto osservatore anche del tuo territorio, Nereto, dei Sì, quali hai per quanto raccontato riguarda tanti il calcio, personaggi. le attività sportive, diciamo, specialmente il calcio, sì. Tutti ricorderanno che mi divertivo a disegnare gli avvenimenti sportivi il giorno dopo. E qualcuno li metteva in bacheca e era oggetto di osservazione da parte della gente e lì si divertiva, insomma. Tu poi strappavi risate a più non posso, soprattutto perché le tue caricature riflettevano non solo la società di quel momento, i fasti anche di Nereto attraverso personaggi che hanno raccontato la storia di questo territorio. Sì, io feci una mostra nel 1982, Sani Aliende a Nereto, di personaggi locali, di qualsiasi ceto sociale e ebbe un grosso successo. Adesso sto ricalcando un po' quelle orme e sto preparando una mostra con diversi altri personaggi che non conoscevo, non ho conosciuto, sono scomparsi da tempo, però sono stati dei grossi personaggi, fra cui uno mi ricordo vagamente, era un grosso caricaturista e per questo mi sono appassionato a fare a lui una caricatura che penso sia stato un po' dimenticato da tutti. Era un grande caricaturista e pubblicava anche, mi sembra, sul Messaggero al tempo, a quell'epoca. Si parla del dopoguerra, anni 40, anni 50. Quando la satira, con la satira bisognava andarci anche abbastanza piano, Sì, la perché satira. all'epoca c'era la No, no, censura. ma prima la satira
La vera satira si faceva al tempo del ventennale, diciamo, e si rischiava un pochettino. Io mi ricordo i vari Scalarini, ricordo, ho letto qualcosa. A suo tempo, quando facevo il vignettista per l'Avanti, mi donarono un grosso libro di Scalarini, che era stato un grande, un maestro, però i rischi c'erano. Poi, nel frattempo, la tua formazione professionale hanno contribuito sicuramente tanti personaggi della politica nazionale, del passato e anche presenti, perché tu sei un osservatore e attraverso questi espedienti del quotidiano vivere tu traduci in caricature, quindi riesci a strappare facile risata, soprattutto laddove con questi personaggi il più delle volte. Insomma, noi ci innervosiamo e ce la prendiamo con grande facilità, soprattutto in un momento di crisi come questa. Ecco, la regia sta mandando in onda alcune delle tue più simpatiche vignette che suscitano facile ilarità. Sì. In questa, per esempio, mi pare di riconoscere un Beppe Grillo. È un altro personaggio, la camera al dente. Spiegacela un po', Nando, Vabbè, questa ma se vignetta. la vignetta meno si spiega, meglio è, perché se la vignetta non la devi spiegare, vuol dire che la vignetta non è riuscita, quindi deve essere immediata. Qua si capisce solamente che tutti praticavano la morte politica di questo personaggio, però pare che ancora. Vedo Beppe Grillo che Un Beppe Grillo brilla che e che festeggia perché, festeggia, perché attualmente è e l'unico quindi attinente alla nemico tavola c'è la camera al al dente dente, come la è un pasta gioco al di dente, parole, dai, è dai, come bellissima, si legge, bellissima. dai, non ci serve tante Ma spiegazioni. sicuramente, soprattutto per cercare di introdurre effettivamente l'argomento. Poi, Nando, dicevamo che tu hai calcato anche importanti quotidiani locali e nazionali, l'Avanti, per poi Vabbè, lo passare negli anni ripeto, 80, no, anni 80 al quella è centro. la vecchia storia che feci qualche vignetta a livello locale, no? Sulle amministrative. E c'era una festa di un partito a Nereto e venne un ospite molto importante, un caporedattore dell'Avanti. E fagli vedere le vignette, mi disse un amico mio, disse, ma no, lascia perdere. E beh, io avevo un libricino fatto su fotocopia, lo vide, piacque e mi disse, guarda, io adesso lo faccio vedere al direttore e poi ti farò sapere, la parola di la frase. Esce facile in certe occasioni festaiole di dire delle cose, Certo, no, certo. Indubbiamente. no, in vero, mi fece, dopo 2 giorni mi chiamò per telefono, puoi venire a Roma. È successo. È successo che Che bella storia, mi che bella presentai storia. da Ugo Intini, che era, diciamo, a quell'epoca il braccio destro di Bettino Craxi, e mi disse piacevole vignette, segno grafico, mi dice, facciamo una prova di 15 giorni. Vabbè, ci provo, però insomma mi trovavo Insomma, ti in una spiazzò un po'. cattedrale, da una chiesetta mi trovavo quasi in una cattedrale. E cominciai, ma dopo una settimana dicevo basta così e cominci a fare domani. Neanche trascorsero i 15 No, giorni alla no, fine. e cominciai e da lì Poi la continui, collaborazione che è che è durata proseguita, per 5 poi scoprirti talento anche Questa è per il principale bellissima. quotidiano d'Abruzzo, anche Questa è questo è bellissima. attuale oltretutto. Ecco qua un Sì, Berlusconi che vabbè, quella porta non bisogna nemmeno spiegarla. un pappagallo Alfano in qualche maniera e poi yam yam voglio o pappagallo. È bellissima, Nando. Tra l'altro non è Ma no, io l'ho detto, la semplice vignetta non tradurre. bisogna spiegarla più di tanto, perché se la spieghi vuol dire che non è riuscita, quindi Ma io penso che meglio. da casa avremmo già strappato sicuramente facili risate perché di questi tempi c'è davvero bisogno. Io volevo anche ringraziare per averci raggiunto, Di soprattutto corsa. immagino di corsa, una per me partner di tante occasioni, ma sicuramente è conduttrice showgirl, conduttrice radiofonica, televisiva. Poi Sì, racconteremo anche di vabbè, te quelli che curriculum. sono i futuri programmi, perché so che c'è pronta già anche una esperienza in celluloide che ti vedrà protagonista insieme a dei big del cinema italiano e ne parleremo. Do il benvenuto ad Quasi mi Antonella vergogno di Ciocca. questa cosa. Buon pomeriggio. Grazie Scusate il Antonella. ritardo, tra l'altro.
beh, non avevo contato bene determinate cose, quindi ahimè, chiedo venia, cosa devo fare per farmi perdonare? Niente, nulla, in ginocchio su ceci. No, il fatto stesso che intanto tu ci abbia raggiunto e abbia accettato il nostro invito è per noi comunque già motivo di soddisfazione, lo sarà anche per i telespettatori che ci abbiamo seguono. Abbiamo fatto un pochino uno scambio io e Alex De Palo. Assolutamente sì. Questo programma con lui ieri pomeriggio. Esatto, quindi... Radio Arancia, che salutiamo gli amici di Radio Arancia. Esatto. Grazie Antonella, poi con te approfondiremo anche a beneficio dei telespettatori che ci seguono. Angelo. Eccoci. Mi sono permesso di dire che il tuo nome è un programma, il tuo cognome è un programma, ma mai sì. più appropriato. Ai periodi che stiamo vivendo, ah, sicuramente qui, dopo la crisi c'è la carestia, passando per la miseria, che non so, c'è la miseria. Maestro, no, facevo un'analogia con il maestro Perilli, perché praticamente lui ha cominciato con le caricature, se vogliamo anch'io, perché anch'io faccio delle caricature, cioè praticamente le imitazioni, tranne il grande Alighiero Noschese che cercava di clonare il suoi personaggi, il padre di tutti, cercava di clonare i suoi personaggi e con il trucco e con le inquadrature e con la voce, e infatti c'era una trasmissione, chi se la ricorda può andare su Teche Rai, come dice Fratello Leo, Teche Rai, tu Teche Rai, Teche Rai. Questa è la coniugazione. Tu Teche Rai. E dico, ci sono, c'era una trasmissione senza rete, se non sbaglio, sì. Anzi, una doppia 70. Coppia, non mi ricordo il nome del programma della Rai, dove praticamente Alighiero Noschese faceva queste trasmissioni e chiamavano il personaggio che lui imitava e li mettevano a confronto, dove veramente il trucco era uguale, la voce era uguale. Mi ricordo una famosa scena con Alberto Sordi, erano inconfondibili, anche con Nino Manfredi, ammazza roba, ma chi sei tu? Pussa via, capito? Ed erano uguali proprio, uguali. Quindi caricatura in vignetta e caricatura anche col personaggio, noi imitatori che facciamo caricatura. È fantastico, Angelo parla di Manfredi, poi però imita Alberto Sordi. Alberto cioè lui... Sordi. Una contaminazione di personaggi, non una reductio ad unum, per dirla con i latini, ecco. Non l'avranno capito in pochi, ma a beneficio nostro, ecco, mettiamola così. Però noi andiamo qualche annetto più avanti per cercare di ripercorrere quella che è stata la tua storia professionale dal debutto televisivo, nel frattempo avevi calcato anche palcoscenici locali, via via fino al perfezionamento, dove la stessa Antonella è stata anche spalla in tante tue gag comiche, poco serie e qualche semiseria, mettiamola così, è vero? Allora direi la regia può mandare il primissimo contributo di un Angelo Carestia d'antan, il quale calcò per la prima volta il palcoscenico televisivo. Mamma vediamo. Mia! Angelo, vai. Fai vedere chi sei, dai! Il più grande in assoluto! E, oh, signore e signori, buonasera! Oh, questa sera sono veramente contento di stare qui a questa trasmissione, ci siamo, ci sono! E questa sera farò, ho portato anche qui dei miei collaboratori, cioè di alcuni concorrenti della mia corrida, primo tra i quali è un ragazzone dell'Emilia un po' emozionato, un esordiente, signore e signori, Pierangelo e Bertoli! Notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, scopro le tue, scopro noi due, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, rispunta la luna dal monte, ririspunta la luna dal monte. Buongiorno Lisandro. Buongiorno, da dove arriva la voce? Da quest'altra parte. Ah, da quest'altra parte. Sì, ci vede. Ecco, vede niente, la campagna ci sta qua. No, da quest'altra parte. Ecco. Ah, da quest'altra parte. Oh. Buonasera, come stai? Bene. Tutto bene. A posto? Lei? Tutto bene. Stavo aiutando a mia nipote a fare i compiti che io sono studiato. Lei è studiato? Sì, stava dicendo il nome di Einstein. Ah. Einstein, se te lo dico io, nonno. Frank Einstein. Einstein, quello è un altro, guarda.
è un'altra. Vabbè. Tutto a posto, sto qua, io sono un povero pensionato, tutti i giorni vado a giocare a briscola. Ah, ma lei vai a giocare a briscola oppure vai in cantina per altri scopi? No, per carità, il dottore che ha detto che tengo stare attento al vino. Io non ne faccio sprecare manco una goccia. Ecco, ma non in quel senso. Non in quel senso, capito? E poi mica sono come il compare Giuseppe. Chi è il compare Giuseppe? Il compare Giuseppe, il dottore gli aveva detto un bicchiere e a tavola. Normale. Arrivava alla sera, notte alla sera, che stava embriaco fragico. E perché? Ma pensa tu, faceva il falegname, faceva. Certo che stava embriaco. Attenzione amici e amici, una cosa molto importante. Questa sera, pensate un po', questa sera sul Titanic c'è in incognita il grande cantante Luciano Ligabue. Noi abbiamo tanto insistito e lui alla fine ha accettato di cantarci una bella canzone. Luciano Ligabue! Certe notti di macchine calde, dove ti porta tesi di lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire chi va. Cioè, com'è la strada non conta? La strada conta! Io l'altra sera c'è stavo una strada buia, a un certo punto ho schiaffato sotto uno. Pam! Questo si è alzato, mamma mia che botta! Me potevi suonare! E che ne so che ti piace la musica! Certe notti se coschi e zanzare, nebbia e locali a codai del tour. Certe notti c'è qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. È certo che deve disinfettare praticamente perché ci ho dato la bella mazzata in capa a gocci firlaito tutto in Napolicalcio. Che le crepe sono arrivate fino ad Avellino, capite? Hai capito? Maestro! E si può restare soli, sette notti qui, e chi si accontenta con te, così, 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 ferma, l'uomo del nord sa come far godere la sua donna, la Lega! Certe notti sei solo un po' stanco, più allegro, più ingordo e coglione che vuoi. Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai. Le notti nel 1998 saranno più lunghe e più buie. Certe notti sono sveglio, lo sarà sveglio mai. Tanto Mario riapre prima o poi. Questo lo ignoro. Ok, fratelli, grazie. Eccoci tornati in studio, ci hai strappato una facile risata e soprattutto grazie ti quasi brillavano gli occhi nel vedere l'evoluzione del capello, immagino. Sì. No? Abbiamo visto la prima parte con Gigi Sabani, che è veramente rimbianco, è una persona stupenda. Molti dicevano che era un po', come si dice, nell'ambiente dello spettacolo, ma quello è stronzo. No, invece era una persona, aveva molta umanità. E ho fatto diverse cose con Gigi Sabani. Tra l'altro, per te avere una live band che ti segue, un pubblico straordinario come quello che offrono i palcoscenici italiani, nazionali, ma soprattutto la struttura. Come è stata vissuta a te questa esperienza televisiva con tutto il backstage che in qualche maniera ti ha anche accompagnato a questo debutto televisivo? Guarda, ti dico che la prima volta è stata veramente una botta di vita, perché su Rai 1 in prima serata, no, quella non era in prima serata, era in preserale, sai, la trasmissione che fanno prima del TG, ed era una botta perché sapevo che c'era la diretta, sapevo che Rai 1 va in tutto il mondo, va su Rai International, va via satellite, quindi anche quelli dell'America e dell'Australia, capito? Allora c'hai una botta di... Io alla prima esperienza, però devo dire che mi hanno messo, diciamo, a mio agio. Poi lì alla trasmissione Ci Siamo, si chiamava, c'era Porcelli, che era uno degli autori degli Squallor, sì. È stata una bellissima esperienza. Poi di seguito la trasmissione che hai visto, quella dove ho fatto con la band che dirigeva il fantastico maestro Pinuccio Pirazzoli,
che ancora si ricorda di me quando ci siamo incontrati, mi ha salutato e mi fa molto piacere. C'era Massimo Boldi, Anna Falchi e mi sono divertito moltissimo lì, perché con l'orchestra dal vivo, chi veramente riesce a cantare, sconosce di spettacolo, riesce a fare delle cose, riesce a interagire con il gruppo, con la musica, ma soprattutto in quell'occasione mi ero inventato la canzone spezzata, cioè praticamente cantavo una canzone, poi l'interrompevo per commentarla con i personaggi, varie imitazioni. Tu tra l'altro sei autore dei tuoi testi, quindi sì, sì, sempre, tutto in autoproduzione. Comunque. Sì, sempre e comunque, anche non disdegnando l'immenso mondo della barzelletta, che è sempre, diciamo così... Bramieri Docet, cioè, è bravo. Infatti negli spettacoli molte volte cito Bramieri, Walter Chiari, che poi tra l'altro quando invento dei personaggi, delle caratterizzazioni, ci metto dentro delle barzellette che poi cucio, diciamo così, addosso al personaggio per, diciamo... Che poi Barzellette diceva il nostro grande, chi se lo ricorda, mago comico Alberto Livernini, che Antonella conosce, la barzelletta è patrimonio pubblico, diciamo, tutti possono attingere e cucire. Che a volte da una barzelletta si crea anche un monologo. Ma sì. Tra le barzellette riadattate ai personaggi, tra le caricature e la battuta... C'è stato qualcuno che se l'è presa? No, assolutamente no. Delle tue gag, no? No, assolutamente no, tranne i carabinieri. No, una volta dei carabinieri, mi ricordo ancora, si sono incazzati. Perché io parlavo di Gino Bramieri e ho snocciolato una serie di barzellette sui carabinieri, delle freddure, perché Bramieri era maestro nelle freddure. Sai la freddura, la battuta detta con pochissime, esatto, con pochissime parole, no? Tipo per esempio, mia moglie dimagrisce ogni giorno di più, falla mangiare. Ma da chi? Questa è una freddura, è una cosa velocissima, no? La freddura nasce in Inghilterra, mi sembra. Guarda le famose freddure inglesi. Ah, la fish and chip. Esatto, la fish and chip, bellissima questa. Qui questo è lo spirito. Piccoli comici crescono. Assolutamente sì. C'è un vivaio. No, avrai da ingaggiare presto nei tuoi show anche, esatto, con Nando Dalino. Io disegno e basta, faccio questo. E ti accontenti. Nando, però io alla radio ho bisogno di te che mi parli, quindi. No, però ti dico una cosa, che anche nelle sue vignette ci sono molte nuvolette con delle battute carine, no? Io ne ho viste tante. Il talento lo si esprime in mille maniere. L'importante è arrivare al destinatario finale, che è il telespettatore, il radioascoltatore, piuttosto che magari il lettore. Quindi strappi la risata alle volte con una semplice immagine, piuttosto che una battuta o con uno sketch comico. Torneremo da te, Antonella. Sì. Okay, regina di palcoscenico. Cosa posso dire? Tu puoi dire tanto. Ma puoi dire tanto per il semplice fatto che alle spalle, nonostante la giovane età, hai anche... Non riuscivi a dirlo, perché in realtà non sono poi così giovane, capisci? No, è perché poi mi imbarazzo quando trovo un artista di fronte a me. C'è ancora tanto da imparare, tanto da fare. Mi piace tantissimo la formazione, non si deve mai smettere di dire grazie né di, insomma, stare lì ad ascoltare per imparare anche da altri. E non necessariamente un personaggio di lunga data, no, che è sul palco da parecchio tempo, ha tanto da insegnare o forse troppo da insegnare rispetto a un giovane. Magari anche tanti giovani hanno da insegnare. Io mi trovo bene con tutti ed è bellissimo poi lavorare in sinergia, è bellissimo lavorare in gruppo. Quindi... c'è anche una caratteristica, che la tua agenda telefonica annovera cabarettisti di ogni età, di ogni regione, di ogni genere. Ma come la tua, quindi è una grande famiglia. Come la tua, il Vincenzo Mollica della Val di Grada. Mettessimo a confronto le nostre rubriche telefoniche, probabilmente uscirebbero dei nomi. Io avevo anche Pupi Avanti, avevo un 335, un numero molto corto, però poi è chiaro che non è che stai a telefonare, dipende dall'amicizia che c'è. È chiaro che poi tanti personaggi che di solito vengono ammirati in TV e sono sicuramente dei personaggi ambiti da parte del pubblico, poi però quando scatta l'amicizia, che è tutt'altro, e allora ti ci senti magari per delle cose, piuttosto che per Natale, piuttosto che per... Posso raccontare? Si ride fuori e sopra il palcoscenico. Posso raccontare un aneddoto di Antonella? Tutte le volte che mi sono trovato in televisione o Rai, Mediaset, no, magari ci sentiamo per telefono e dicevo, che ne so, mi ricordo stavo da Mike Buongiorno e dice, ma salutami, c'era Alessandro Di Ca, salutami Alessandro Di Ca, mi ricordo una volta da Luisa Corna, salutami Antonio Giuliani. Cioè, questa conosce tutto, capito?
No, vabbè, è chiaro che poi, pure pochi giorni fa, c'è stato da Massimo Bagnato, come sì, faccio a non mandarti i saluti per Massimo? Cioè, io e Massimo veramente potremmo raccontare delle gag nostre personali, in macchina, a cena, peccato che non c'erano le nostre telecamere, perché però noi siamo riusciti a scovare negli archivi alcune tue performance. Oddio. Esatto, di alcuni momenti esilaranti della tua conduzione, dove tu offri carburante e sei anche una buona spalla per tanti artisti. Oddio. Ci siamo riusciti, guardate. Angelo, vai, fai vedere chi sei, dai! Ah, questo è un doppio scherzo però, eh! Sentiamoli che qua, insomma, devono essere intervistati. Nome? Ombretta. Roberto. Cognome? Verdini. Montaglia. Chissà perché qualcuno già sapeva sta cosa. Professione? Operaia. O per terra. Problema ricorrente? I figli. Mila. Una cosa che ti dà fastidio? Il disordine. La raccolta differenziata. Una cosa che ti piace fare? Cantare. Trombare. No! Ti è rimasto il vizio? Di urlare. Come prima. Li darò anche i figli, va bene. Non puoi farne a meno dei soldi. Degli io le voci. Dispiace non averlo visto. Richard Gill. Autovelox. No, qui c'è l'applauso. Ci si ritrova questa cosa. Quando hai visto Walter nudo? La muta dell'autovelox era la sua. È vero, siamo un po' cattivi quando vediamo che le multe sono degli altri, eh? Danno fastidio anche se non li vedi mai. Acari. Parenti. Accompagna la notizia dell'arrivo dei parenti. La pulizia della casa. Bestemmia. Una cosa che non hai mai visto. Gli Stati Uniti. Un cinese a spasso con Lugano. Perché il cinese a spasso con Lugano non ci va. A chi rispondete spesso al telefono? Ai promotori finanziari. Ida. Questa poi me la spiegate. Che cosa rispondete? Non ci serve niente. Ida, che palle. Al mattino è sempre benvenuto. Il caffè. Alza bandiera. Beh, come definiresti le tue parti intime? Normale. Muletto. No, pubblico qua veramente. Perché questa definizione? Perché sono normali. Macchina agricola semovente con carrello elevatore. A quanti anni la prima volta? 18. 18. A quanti la seconda? 18. 36. Ogni 18 anni. E con chi? Con un bel ragazzo. Biscotto Bucaneve, fatto su misura. Ma capite se applaudite perché pure voi? Molto simpatico.
larga. Cosa hai pensato quando l'hai vista la prima volta? Molto simpatico. Questa già di sordi. Cosa hai pensato dopo che l'hai conosciuto? Questo le spalle grosse. L'unica Verdini che non c'ha i soldi l'ho soppiata io. Antonella, rido ancora. Ti vedevo divertita, Angelo poi che commentava le battute con approvazione. Io se avessi avuto il trucco dovevo tornare nei camerini perché insomma le lacrime sono partite no, spontanee. Vabbè, questo io, mi fa piacere che Angelo abbia riso su queste battute. In realtà loro non sono due comici professionisti, sono due presi dal paese. Questo spettacolo molto divertente è stato fatto il 5-6 dicembre scorsi a Monte Urano e io ho conosciuto una realtà molto bella che non mi aspettavo. In realtà invece Monte Urano, soprattutto grazie a questa associazione chiamata Asso Quartieri, mette su uno spettacolo ormai da 7-8 anni che si chiama Asso Show e praticamente realizza due serate gemelle il 5 e il 6 dicembre e per ogni serata mette un ospite diverso, ovviamente della TV nazionale. E chi in realtà fa lo spettacolo sono i comici, in realtà non di professione, ma sono cittadini presi da Monte Urano e dintorni. Tanto la gente, non è perché ci fosse un capo clac, no, la serata partiva spontanea. Ragazzi, due serate sold out, bellissime, gente che voleva entrare non c'è riuscita e proprio c'era un'energia che dava il pubblico che tornava e rimbalzavamo in continuazione perché loro ridevano tantissimo, rispondevano alle battute. Nel filmato si vedeva che io parlavo col pubblico ma perché in realtà il pubblico che parlava con me ed è stato veramente bellissimo. Loro in realtà non sono una coppia nella vita, Roberto e Ombretta, e lui quando dice l'unica Verdini che ho che senza i sordi l'ho beccata io, perché in realtà Verdini è una famiglia molto facoltosa e lui faceva riferimento la moglie, tutti quanti in sala sapevano che sono marito e moglie ed è bellissimo perché poi nascono ste gag. Quando lui dice Ida chiami sempre tu, perché Ida è un personaggio un po' particolare di Monte Urano, in realtà va rompendo le scatole un pochino a tutti perché è una signora così, insomma, un po'. Per te è mestiere o è passione quella del palcoscenico, considerando che tu sei una starlet del mondo anche della risata e non solo, perché poi anche attività più impegnate hanno costellato la tua esperienza professionale e la costellano tuttora. Ma io non ti ringrazio, parole molto lusinghevoli. Io non sicuramente non è un mestiere che ho scelto, questo è un mestiere che ti capita e ti prende fra capo e collo, cioè senza che tu abbia potere di dire ah, in realtà non è che ti alzi una mattina e dici io voglio fare questo. Ne incontro tante di persone che lo dicono. Anche ieri sera mi è capitato di incontrare una ragazza, moglie di un amico, che era a cena con me e mi diceva io voglio fare questo. In realtà non puoi dirlo perché sono tutte situazioni che ti capitano per caso. Nel mio, per esempio, nel mio caso, insomma, io ho iniziato a 4 anni con Simona Izzo, ma perché ero salita sul palco come una pazza scappando dai miei genitori e facevano una fila alla Sagra per comprare il formaggio fritto. Io sono girati, non hanno visto più la figlia. A un certo punto Simona Izzo ha detto qua ho la mia valletta, si chiama Antonella Ciocca, e mio padre e mia madre è così, per dire sta a fare lì. Questo ovviamente per ridere, nel senso che c'è stata, ma è stata una parentesi. A 14 anni ho fatto, ma solo perché sono rimasta simpatica ad una ragazza che faceva conduttrice di un gioco in una TV locale, ho fatto la co-conduttrice, ma avevo 14 anni, cioè io lì non potevo decidere il mio futuro, stavo studiando ovviamente le scuole medie, le scuole superiori e tutto il resto. Però hai capito che quel mondo iniziava a appartenerti, quindi no, era subentrato un rapporto capito. Di in intimità non con la telecamera, il microfono, il palcoscenico. Io ancora non l'avevo capito, non era nella mia ambizione, perché forse l'umiltà in questo caso mi ha aiutato, perché tu quando insomma sei anche attento a quello che succede, anche le persone che hanno voglia di darti un microfono in mano o hanno voglia di insegnarti, forse lo fanno anche con più entusiasmo. Quando trovano davanti a sé una persona molto presuntuosa, difficilmente hanno voglia di insegnarti qualcosa. Io non l'avevo capito, amavo la televisione, ma come tutte le adolescenti, come tutte le ragazze, allora guardavo Nonella Rai,
anzi non mi sono mai sognata di fare un provino per Nonella Rai, non mi sentivo all'altezza, mi trovavo cicciottella, queste ragazze sempre con questi abitini molto succinti, i jeans stretti, io non mi ritenevo proprio valida per questo. Poi un bel giorno ho cambiato casa, sempre dalle parti di San Benedetto del Tronto, e lì ho incontrato per caso una persona che da poco era diventata direttore di un canale TV locale. Mi fa: ma tu che fai qua? E ho detto: no, vabbè, mi sono trasferita da poco. E lì lui mi fece la domanda la volta successiva: perché non vieni in televisione a fare che? Io ho detto. E da lì ho iniziato a leggere il telegiornale e poi tutto il resto. Ma avevo 19 anni. Non... E insomma, una bella e ricca esperienza che ancora suscita anche un pizzico di emozione, perché lo dici ripercorrendo le tappe della tua esistenza che anche oggi ti portano qui in TV, proprio se perché... Se non hai l'entusiasmo, il brivido, il cuore che ti batte, le mani fredde come in questo momento perché sei emozionato... Poi l'emozione è sempre... Esatto, non vai da nessuna parte. Quando ti incroci lo sguardo del pubblico e non solo dei tuoi partner di palcoscenico con i quali interagisci, dove l'improvvisazione, immagino che sono in parte anche io un pezzo della vostra famiglia, esatto. Insomma ci appartiene, vi appartiene soprattutto voi. Poi che lo fate con quotidianità. Un'arancia, come dicono, un'arancia per Antonella, veramente, lei ha detto la conduttrice così, ma lei, io la conosco, lei ha fatto teatro, musical, recitazione, lei è una completa, Sì, però non... Capito? Lo faccio perché mi piace e so che è importante anche farlo, perché... Serve anche da base per l'artista. Serve a tutto, sempre e comunque. E non nego che, per esempio, a fine dei spettacoli teatrali spesso piango, perché è una scarica di adrenalina, è emozione, caspita, ce l'ho fatta anche questa volta, piange. Sì, è vero. Con chi dei personaggi del mondo del cabaret sei rimasta più in contatto, che ti ha segnato professionalmente e dove soprattutto il copione ti viene facile poterlo abbandonare in quelle circostanze? Questa è una domanda molto, molto importante. In realtà, allora, se ti devo dare una risposta secca, farti un nome mi rimane difficile, perché in realtà poi con ognuno di loro c'è un rapporto speciale. Per esempio, una persona che mi ha colpito tanto umanamente, per poi capirlo professionalmente, è stato Ivan Martorelli, Rock and Rollo. Insomma, Power. È un nome sicuramente noto al pubblico. Lui, simpaticissimo, comico di Montesilvano, che in realtà invece adesso vive da un bel po' a Milano. Il suo essere come, eccolo qui, perfetto, perfetto, grazie dalla regia. E in realtà lui, quello che mostra sul palco, nella vita è tutt'altro, cioè tu non ti aspetti un Ivan così. Ivan è quello che ti apre la porta della macchina, è quello che ti aspetta perché tu devi salire a casa e lui deve essere sicuro che tu sei entrata nel portone. Ivan è rassicurante, una figura rassicurante. Sì, cioè ragazzi, è un uomo di altri tempi, non ti aspetti, è uno di quelli che ti fa dei discorsi molto profondi, è uno che dai tuoi messaggi capisce che stato d'animo stai vivendo e... Se non gli è piaciuto il messaggio di risposta, ti chiama, ti dice che cosa sta succedendo, perché non mi sembra che tu stia vivendo un momento felice. Cioè, quindi anche questa capacità percettiva. Bellissima persona, di leggere oltre lo sguardo. Esatto. Poi sul palco, cioè, lui mi ha sempre detto che sono una delle sue spalle preferite. No, io non amo imparare a memoria, non amo... L'improvvisazione conta molto, esatto. Dicevamo anche prima, soprattutto perché poi il pubblico, nel momento in cui vedi che c'è sinestesia e quindi riesci a cogliere quel momento elettrico positivo, è lì che immagino si innesca anche in chi diventa filo conduttore tra pubblico e artista, insomma, deve cogliere in realtà, quell'occasione. Alex, questo è tutto bellissimo, il problema è che chi fa questo mestiere come un comico ha paura della tua improvvisazione. Quindi lì dopo si devono fidare di te. Allora si fidano di te o perché ti conoscono in amicizia o professionalmente, oppure non ce n'è per nessuno. Tu la battuta che gli devi dare la devi imparare a memoria. Questo ovviamente è garanzia per loro, altrimenti rovini lo spettacolo. Perfetto, noi andiamo in pausa pubblicitaria, ci ritroviamo qui a parlare con i graditi ospiti di Ride Bene Chi Ride.
Dicevo. Eccoci tornati in diretta su Super J. Nando Perilli, con te abbiamo introdotto questa piacevole conversazione che sicuramente al pubblico di casa avrà fatto piacere. Io volevo un attimo focalizzare ancora con te l'attenzione legata alla politica di oggi. La regia, se può porre in primo piano questa bellissima stampa, tra l'altro è una riproduzione di un tuo disegno che raffigura forse il personaggio del momento della scena politica, Beppe Grillo, con tutta la sua vis polemica, con come lo hai tratteggiato. Anche qui le posture facciali, cioè le espressioni facciali, tu le sai cogliere proprio per caratterizzare il personaggio, quindi non è solo la caricatura legata alla fisionomia, ma anche a quella che è l'espressività. Quindi è forse anche questa la chiave di lettura di una buona caricatura. Beh, bisogna studiare anche bene il personaggio, diciamo. E studiarlo, vederlo in televisione, come si muove, come si comporta, anche quello che dice e quello che pensa. E cogliere, centrare. Tu ci riesci benissimo. Mica sempre. Io direi intanto la regia, mentre continuiamo la piacevole chiacchierata con Nando, se può mandare la carrellata di personaggi, di caricature che tra l'altro abbiamo scelto, che per noi insomma sono molto rappresentative dell'epoca storica che stiamo vivendo. Tu tra l'altro sei un attento lettore, scrutatore della realtà di oggi. Oggi se dovessi parlare e raffigurare la politica con i nuovi personaggi. Tu hai vissuto anche il pentapartito, quindi i politici di allora, Spadolini, La Malfa ed altri. Oggi Silvio, mentre parliamo purtroppo è inevitabile che si sbotti in risata. Silvio Berlusconi è la tua massima ispirazione. Detto, vabbè, adesso fare caricatura a Silvio Berlusconi ormai è, ti posso dire, è quasi inflazionato. Eh? Oramai, come dire, a ruota libera con Silvio Berlusconi. Se... Alfano e rovina è fantastico. L'infelicità. Alfano e rovina. L'infelicità. Tra l'altro, ecco, i personaggi di oggi, ecco, chi segue da casa. Ma cioè, la vignetta riesce anche, che cioè, la vignetta politica tecnicamente, ma è. La vignetta riesce soprattutto quando tu cogli il difetto del personaggio. Il difetto del personaggio è quello che metti in evidenza e accendono di più ancora la vignetta. Insomma. Dicevi, no, Angelo... Molto spesso c'è Berlusconi su queste vignette. Poi per citare Benigni, in un'intervista disse... Apicella nominato suonatore a vita, con Berlusconi dietro... le sbarre, meraviglioso. Scusa se... No, ma no, per una citazione di Benigni, ultimamente in un'intervista disse: senza Berlusconi la mi viene mancare il 50% degli argomenti. E mica sono di Benigni. No, mica sono di Benigni, no, no, vero, vero, vero. No, 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 questo fu Forattini che 20-30 anni fa... L'hai conosciuto Forattini? Hai avuto modo di sentire? No, però ha scritto qualcosa su di me. Insomma, bello. Cosa piacevole. No, ma io diciamo che ho... Come icona ho visto lui, perché è stato l'unico che, il primo, negli anni 70 cominciò la satira. Tratto di Matita, tra l'altro, si assomiglia un pochettino, sì. È vero? Sì, sì, sì. Vabbè, no, io non mi volevo sbilanciare, però mi ha dato sempre questa sensazione. E tu chi sei? Bunga Bunga Pasquale, come la mettiamo? No. Bellissimo. Ma Berlusconi ha ricevuto qualcosa di questo? Perché a questo punto ci impegniamo noi a fargli una. Ma io penso che dopo Apicella arriva Perilli, se non altro per scrivere la biografia di Berlusconi. No, potrebbe essere ingaggiato. E sono tanti quei vignettisti che vanno a spasso con Berlusconi. Dimmi un vignettista che non ha fatto Berlusconi. E tra l'altro, tu l'avevamo detto in apertura di trasmissione, sei pronto per una nuova mostra, ma tu hai edito un volume che è un tomo. Che se la regia uscito... ce lo puoi inquadrare. Opera, esatto, il, tra il segno impertinente? Sì, il titolo mi fu dato da Tito Rubini. Sì, che è un personaggio... Allora, questo è un raccoglitore di tutta, diciamo, l'opera Omnia. Sta la parte della collaborazione con l'Avanti, poi con il centro. Con una Merkel, vicino ad una Merkel, ed un'Angela Merkel. Alla Marlene, Lili Marlene. Alla Marlene. Sì, sì, vabbè, sì che beh, è una caricatura, però si denota anche un po' di vignetta lì. L'Angela Rosa.
L'Angela Azzurro si gioca un pochettino. E questo volume è stato pubblicato qualche anno fa, ha avuto anche un grande successo. Nel 2006, sì. Sì, fu avuto successo. Pubblicizzato anche testate nazionali. Tu ti senti di ringraziare qualcuno per questa opera editoriale? Sì, e soprattutto chi vuoi ringraziare, a chi vuoi dedicare la quarta? Se oggi, quindi, non so, alla famiglia che ti ha secondato? Beh sì, c'è scritto qualcosa all'inizio, lì vicino alla prefazione, c'è la famiglia. Rimandiamoli a ringraziare. Ringrazio l'associazione di Nereto, l'associazione Ferdinando Ranalli, che si è data da fare, e non poco, di partorire questo volume che ce n'è voluto, 2 anni quasi. Immagino. Poi, diciamo, un plauso pure va, come ha detto, a Tito Rubini, che mi ha rifatto tutte le didascalie, che io a distanza di tempo non ricordavo, e sciaguratamente non me le sono segnate. Quindi Tito Rubini ha percorso tutto l'iter politico di quegli anni e non ne ha sbagliato una. Tanto Tito, che è stato un ex repubblicano e ha vissuto la politica con tutti e 2 i piedi dentro, quindi chi più di lui poteva contribuire a dare pregio a un'opera di questo tipo. Grazie Nando. Angelo, eccomi. Tu sicuramente nella tua carrellata di personaggi tanti sono stati i volti noti del panorama televisivo e dell'avanspettacolo e dello spettacolo, però senza dimenticare quindi il tuo occhio attento al territorio. Hai studiato le lingue, gli idiomi locali. Traendone anche l'origine, studiando l'origine. Ma sì, un pochettino sì, perché questa è una cosa nata per gioco con i miei amici. Poi una volta, una sera, mi è venuto in mente durante una serata qui in zona. Chiaramente quando poi giro tutta l'Italia non lo posso portare fuori perché non capirebbero, però insomma, giocando così ho cominciato a dire che guarda, io sono di Sant'Egidio, noi parliamo così, quelli di Ascoli parliamo così, perché siamo a cavallo tra queste 2 regioni, no? Io durante lo spettacolo dico sì, siamo tra 2 fiumi, come la Mesopotamia del Tigri e l'Eufrate, siamo tra il Tronto e la Val Vibrata, e siamo una parte un po' dimenticata, ma nemmeno considerata, perché quelli anomala. Di Pescara... Anomala. Anomala. Quelli di Pescara ci dicono, fregate, voi siete marchigiana, siete... Invece quelli delle Marche dicono, e noi siamo abruzzesi, cioè, come quelli del Sud Tirol Full Part-Time... Non li vuole nessuno. Loro si sentono nordici, ma manco italiani. Allora, scusa, chi dovrebbe essere... tra noi gli ascolani e la minoranza etnica, ma per guarda, dirla adesso non mi voglio non lo so. No, scherzi a parte, però c'è un dato di fatto, sì. Tu sei riuscito a giocare un po' con i nostri dialetti, esatto, questa marchigianità che poi verso sud finisce un pochettino, perché sia l'ascolano che il teramano si sono contaminati tutte e due, e il teramano l'ascolano, l'ascolano il teramano, che il maceratese, figlio, ci si ghido, ci si fa, invece ma ascolano capo che ci sta, piglia la ghiellughi e mette a sfrigli l'ugumiglie, capite capo? Capite? Per esempio il fatto di capo in Ascoli, oh capo, vieni già in Abruzzo, diventa comba, non è più capo. Eppure sono pochissimi chilometri, quant'è? 10? Ma niente, cioè, 4, quanti? Sì, è vero Antonella, io dico sempre in termini di minuti di macchina. Ah, ecco. E per esempio da Sant'Egidio un quarto d'ora stai ad Ascoli, ma manco un quarto d'ora. Agli ascolani in un quarto d'ora stanno a Sant'Egidio, che città cinese. Esatto, la comunità cinese della provincia di Teramo. Ma c'è un motivo per cui perché io il dialetto di Sant'Egidio non ce ne vorranno i Sant'Egidio, no, ma tanto loro ormai sono avvezzi a sta cosa, perché io l'ho detta e l'ho ridetta, perché io faccio sempre una frase, prendo come riferimento: ci vuoi andare o non ci vuoi andare? Se non ci vuoi andare, non ci andare. Tradotta, ci vuoi o non ci vuoi? Se ci vuoi in G. Capito? Tu lo vuoi, lo dovresti scrivere. Sembra... è veramente cinese questo. Sì, sì. Com'è la frase quella che dicono di Altamura? No, c'è un anjanci, c'è una mascisci, scena, hai sentito mai? Sì. È un pochettino così, insomma. Capito? Poi si va nell'entroterra della Val Vibrata, per esempio qui siamo a Sant'Omero, è l'unico paese, credo, dell'Abruzzo dove si parla al passato remoto. Ah. Il Ludicevo, Carvaneva, Giudrovevo, Snarievo. Capito? Ma se ci spostiamo verso Giulianova. Verso Giulianova, Giulianova si
Allora, nell'immaginario... Sì, una madrelingua. Il mio nome è napoletano d'Abruzzese, dai. Napoletano è vero. Nell'immaginario un pochettino di noi della Val Vibrata la immaginiamo con tutte le I, Giulianova, che poi non è così, però insomma ci ridiamo. Quella di Giulianova ti incontra, fa awaguo, capito? Awaguo, capito? Fino ad arrivare alla famosa teoria dei 3 chili, la vogliamo dire? Assolutamente sì. La teoria dei 3 chili, no? Perché ci sono delle parole come in inglese, bar. No, aspetta, come te posso, come un esempio calzante. Vabbè, diciamo il giulianovese, il gigliese. Chile, 3 chili. Primo chile, significato, unità di misura. Quanto pesano? Chile. Secondo chile, scendere. Giova, chile! Terzo chile, insomma... Oddio, ma pizzica l'uchile, capito questa cosa? E quindi in base al contesto uno deve capire... In base al contesto deve capire di quale chile si tratta, specifico. E siccome noi della risata ne abbiamo fatto un vanto in questa trasmissione, bene. Siccome abbiamo nelle nostre teche recuperato anche momenti di ilarità che ti riguardano, la regia ci ha confezionato un'altra bella clip di Angelo Carestia. E andiamo a vedere. Vediamo. Allora. Allora, viene da Sant'Egidio, provincia di Teramo, e si chiama Angelo Carestia. Salve Angelo. Ciao, molto bene, molto bene. Signora Ellen, per Bacco Baccone, lei sì che è una bella donna. Anzi, io sono uomo di mondo e lei è buona. A me piaceva come camminava. Faceva così è molto difficile perché pochi in Italia riescono a fare, perché era veramente snodato. Cioè, sì, così. No, vede che lei lo fa benissimo. Grazie. No? Potrebbe veramente imitare Totò. Angelo Carestia, nel suo momento di gloria, con una rotonda sul mare, Fred Don Gusto. Rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Oh, ciao a tutti, grazie amici cari, amici belli che vi siete collegati. Siamo sempre qui con la nostra rubrichetta, professore di chiara fama mondiale. Sì, fama mondiale, molta fama. Sappiamo molta che fama. Lei ha molti VIP tra i suoi clienti. Da me i VIP a palate, non danno i VIP quando le palate, insomma, tante palate. E naturalmente lei per motivi di privacy non ci dirà mai chi sono questi VIP. No, non abbiamo capito. Che ho detto? No, ve lo posso dire. Posso dire, per esempio, che qua da me è venuto pure Tiziano Ferro. Mai. Mantenere integrità. Bene, anche segreto Tiziano Ferro da lei. Come mai? Io si dice che uno quando sta un po' preoccupato una cosa, devi toccare Ferro. E lei l'ha invitato subito al suo studio. Sì, l'ho invitato nel mio studio personale. Volevo sapere se veramente ci stava tutto sto Ferro. Come è andata? Com'è andata? Alla fine gli ho detto: senti Tiziano, per cortesia, lavati poco le parti intime, non vorrei che tutto sto ferro si arrugginisca. Hai capito com'è la questione? Senta, lei gli era spiegato a Tiziano Ferro perché la chiamano Sparalesto, sì. L'ho spiegato, sì, perché sparo io faccio subito, no? Capito? Sparalesto, faccio subito. Addirittura qualcuno qualche volta mi ha detto che manco se ne accorge. Discreto. Professore, lei io faccio la rubrica. Ecco, che cura una rubrica, parliamo di cose serie. Posso fare un appello? Scrivete ascoltatori, che vi dico tutto. Io il problema non ve lo risolvo. Scrivete che il problema non vi risolvo, però ve lo do. Che cosa? Un consiglio. Un consiglio. Bene. Allora, guardi, ci scrivono due telespettatrici. Angelo Carestia da Teramo.
cielo. Ciao. Grazie Paola. Bene. Ciao, un bacio subito. No, perché sei il primo insomma a aprire questa competizione. Come va? Faccio un respiro. Senti Angelo, cosa fai nella vita? Bene, faccio delle serate, però ci tenevo a puntualizzare. Io sono di Sant'Egidio, voglio salutare i miei compaesani. Certo, ecco. Come no. Sì, ecco, faccio delle serate. Ah bene, quindi allora c'è quello che fai adesso in pratica. Sì, penso. Adesso... Stasera avrai l'opportunità, ecco, di farlo alla grande, alla diciamo. Grande, rimani qui con me per Angelo Carestia. Grazie. Bene, buonasera dal vostro Bruno Vespa. Questa sera puntata speciale di Porta a Porta andremo ad analizzare il perché la nazionale di calcio italiana gioca così male. La prima persona a cui vogliamo chiederlo è il telecronista per eccellenza, Bruno Pizzul. Soffrono gli azzurri, già, sì. Soffrono tanto, sì, ma purtroppo... Oh sì, scappa! Oh sì, scappa! Grande Angelo Carestia. Angelo. Ricordi quella di Moreno? Eh sì, come no, assolutamente sì. Quella del 2003, era l'anno dopo dei mondiali. E chi è che non ricorda quella nefasta esperienza dei mondiali? E a proposito di esperienza, cosa si aspetta Angelo Carestia da questo 2014? Professionalmente parlando. Ah, dal 2014, guarda, di le cose, se ti dicessi tutte le cose che sono in cantiere, mamma mia. Però poi di tutti i progetti che fai spesso non riesci a realizzarli tutti e quindi ci sono, come ogni anno c'ho sempre delle cose in vista anche a livello nazionale, però sono sempre legate a un filo. Poi, come abbiamo detto, noi sono qui del territorio, non bisognerebbe stare lì. Poi Antonella lo sa molto bene, tra l'altro uno dei tuoi personaggi fatto in compagnia, preparato in compagnia, è quella dei cugini. Dei cugini di campagna. Vabbè, lì è stata una, come dicevano i miei amici miei, l'è stata una zingarata. Che però è piaciuta, una zingarata. Sì, è piaciuta. Siamo andati pure da siamo andati alla corrida, Madonna. Non ho mai riso come quella volta. Ah sì, anche perché poi vi divertite. Sì, assolutamente. Quella l'ha fatta per ridere. Quella è la regola. Se non ti diverti prima tu, meglio che lasci stare. Tra l'altro dicevano tu che sei stato sempre un imitatore di Totò, che nella vita privata Totò era di carattere chiuso, era... Potremmo aprire un capitolo, mezza giornata ci vorrebbe. Però poi... Totò, Totò è uno che viene dalla gavetta, viene dalla strada, figlio non riconosciuto di un conte, non mi ricordo se è un conte o un barone, per figlio della serva, no? Come si dice? E poi Rione Sanità. E lui diceva: non puoi far ridere se non hai fame. Se non tiene fame, non può far ridere, diceva lui, il grande Totò. Totò era serio e silenzioso perché ha vissuto delle tragedie nella sua vita, a parte quest'onta del figlio non riconosciuto dei nobili, che poi lui è appassionato di araldica, in vecchiaia si è comprato i titoli, le cose, barone, principe e tutto quanto, e ha avuto la tragedia di Liliana De Curtis, Liliana che non la figlia, Liliana la sua prima donna, la sciantosa, no? Della compagnia teatrale, dovunque andavano c'era la vedette, no? La prima donna, che era questa Liliana, che lui ha lasciato per proseguire con la compagnia verso Roma, e si dice, insomma, che sia una leggenda, ma che questa si sia buttata sui binari di un treno e lui l'abbia fatta poi successivamente mettere nella tomba di famiglia. Come sono bravo, amici ascoltatori, quante cose so. È uscito un libro della figlia, sì. Poi io me ne sono comprati un po' tutti. Ecco, un altro personaggio che hai avuto modo di conoscere, di toccare veramente in carne ed ossa, un mostro sacro della TV, Mike Buongiorno. Mike Buongiorno, meraviglioso. Poi ne abbiamo parlato in radio con Antonella, Radio Arancia. Una persona umanissima, mi ricordo. Io mi ricordo un aneddoto, poi Antonella abbiamo parlato insieme, mi ricordo quella volta in radio, che andavamo in mensa durante le prove, lui prendeva pasta e fagioli, perché bisogna mangiare sano. Cosa prendete voi queste schifezze con queste salse? Con queste salse, tutte queste...
pasta e fagioli. Poi magari le pubblicizzava. Anche io consumo, no, bravissimo. Grande maestro anche della... Grande professionista. Assolutamente, eh? Assolutamente, sì. Che ci seguiva. Sì, veramente. 54, quando uscì la televisione. Beh, sì, è stato uno dei pionieri. Assolutamente, tra l'altro il re del quiz non a caso, per la prima volta dalla radio, concorsi a premi vennero catapultati nel piccolo schermo. E questa allora, è la storia della televisione italiana. Noi andavamo a fare le prove, no? Una settimana di prove per una trasmissione, per una puntata, vabbè, e arrivavamo verso le 11, arrivano tutti a mezzogiorno, lui puntualissimo, stava già prima, arrivava prima. Dove siete stati ieri sera? No, ci siamo andati lì a Milano tra i Navigli, ci siamo divertiti, voglio vedere quando arriverete la mia età. Grande Mike, resterà sempre nei nostri cuori. Antonè, Tonellina. Io la storia di De Curtis non la so. No, cosa ma, posso... tu hai tanto da raccontare. Ha fatto i musical, Tra l'altro ho scoperto che tu sei pronta, perché hai già prodotto un pezzo per il mondo cinematografico. Raccontaci un po' di questa sì, e tra l'altro è recente, attuale. Ma vabbè, questa esperienza davanti alle telecamere, le Panavision. Diciamo che vabbè, i piccoli ruoli sono partiti già tantissimi anni fa con Isabella Ferrari, Ramo Girone, ma sono tutti piccoli ruoli fini a se stessi di film che poi sono andati in onda, io neanche ho guardato, cioè è un disastro. Il prossimo che andrà in onda, però questa volta è al cinema e non in TV, è quello che vede la regia di Giulio Base, con Giorgio Pasotti, Fabio Troiano e Donatella Finocchiaro, il mio papà, e insomma ottobre. Peccato non aver fatto in tempo, ma ho scovato una tua foto con Giorgio Pasotti, peccato di non aver fatto in tempo a passarla in regia. Hai perché visto? Sì. Sono riuscito a rapinare anche una foto compromettente. Hai capito l'agendina della nostra Antonellina? Come cresce? Cosa mi hai ricordato una battuta di Pippo Baudo? Sì. Perché hai detto tu le cose che ho fatto non le ho viste, non le voglio vedere. Una volta Pippo Baudo disse una frase, io ancora ci rido. La televisione, disse, è come la cacca, si fa ma non si guarda. Esatto. Bellissima, me la rivenderò. Per chi la fa televisione è assolutamente vero. Anche di te abbiamo un secondo contributo che racconta delle tue gesta sul palcoscenico. Vediamo. Sono curiosa. Ma non lo vai! Dai! Ma non lo vedi?
sapevo, me ne ricordo. C'è tanta invidia, non fa niente. Sono il più bello d'Italia e devo dire che sono stato premiato ormai da... Ho vinto il premio esattamente. Quale premio, scusa? Vince il bello d'Italia! Il bello d'Italia! Vince oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio! Volevo tranquillizzare i miei fans. Questa non è pancia. Ma che è? È silicone. E allora noi qui stanno non abbiamo badato a spese. Lui è con noi. Eccoci rientrati, non ci stancheremmo sì. mai di specifichiamo sì, prima di vedere. Gianluca Fubelli, famoso per i turbolenti Colorado, il secondo Giorgio Verducci, insomma Zelig, Padre Donovan e tutti gli altri personaggi, anche il famoso con la mazza da baseball, no? Quando vuole. Esatto. E con loro ho una grande amicizia, infatti insomma erano presenti in questo grande spettacolo proprio per mia intermediazione, insomma. Insomma, è stata e lo sarà ancora
una piacevole esperienza, perché anche per te, insomma, l'anno che è appena iniziato si presenta corposo. Guarda, i presupposti ci sono, in realtà questi primi giorni dell'anno sono stati molto interessanti per quanto mi riguarda a livello lavorativo, cosa che va controtendenza in realtà con i tempi che viviamo, quasi mi sento in colpa nei confronti di tutto quello che sta accadendo, perché dico come mai a me così tanto e poi invece il resto dei giovani dell'Italia, insomma c'è una disoccupazione pari quasi al 50%, questa cosa mi preoccupa, seguo tantissimo e le vicissitudini italiane, no? A livello politico, sociale, soffro anche con i miei coetanei e tutte le altre generazioni. In realtà la cosa che mi spaventa di più in quello che stiamo vivendo è proprio il fatto che non è che i giovani non trovano lavoro, perché i giovani hanno comunque tanta strada ancora davanti, possono partire. Mi spaventa in realtà il padre di famiglia che perde il lavoro. Lì c'è proprio poco da fare. Questo in realtà è una delle mie più grandi preoccupazioni. Tornando invece al mio percorso, è chiaro che invece sta andando tutto abbastanza bene. Ho firmato il secondo contratto con un'altra emittente radiofonica, quindi continuo a condurre programmi radio, in realtà per due radio, cosa che di solito non si fa, non si fa. E c'è una partnership probabilmente. Sì, a parte la partnership. Non lo farei realtà clandestinamente, perché sarebbe difficile fare radio clandestina. Bravo, non sono abituato proprio a dire bugie, a nascondere le magagne, sai, sotto la neve, dopo prima o poi la cosa si scioglie, per carità. Probabilmente è stata buona la mia intermediazione in entrambi i casi, in cercare di dire alla prima emittente, quindi Radio Arancia, guardate, si possono fare belle cose, datemi questa opportunità, è R9, che è dunque l'emittente dove arriverò dal 3 marzo tutte le mattine a far compagnia in diretta ai tanti amici che vorranno sintonizzarsi. Dare la sveglia. Beh, la sveglia no, alle 11, no, dalle 11 alle 13. Il però, coffee break, tranquillo. Per il coffee, break, l'aperitivo, quello che è, però insomma anche R9 c'è un bel progetto che bolle in pentola, così come tutta l'estate, insomma, che è interessante. Quanto conta Angelo e Antonella? Far ridere la gente, soprattutto. Cosa la gente vuole da un artista che fa ovviamente cabaret, che fa umorismo? Beh, chi Angelo. Rispondo io. Ma io, guarda, la prima cosa che noto è la spensieratezza. La gente vuole la spensieratezza, nel senso che vuole ridere facilmente, vuole un pochettino dimenticarsi tutto quello che disimpegnare la mente, quindi. Sì. Poi quando la persona viene a vedere lo spettacolo comico, viene già predisposta per ridere. E quello è bello, è importante. E quindi diciamo che quello vuole, dimenticare, passare un quarto d'ora. Dal pubblico, il pubblico cosa si aspetta? Ma io quando dall'artista e da chi conduce? Quando salgo su un palco, che sia televisivo, radiofonico o live, invece sento proprio vedo una montagna da scalare, in realtà il pubblico lo devi conquistare, cioè del tipo mi siedo, faccio ride. In realtà io non sono quella che deve farvi ridere, è chiaro che posso però essere una buona chiave per arrivare alla risata, grazie al comico, grazie a tutto quello che accadrà durante lo spettacolo che poi il pubblico vedrà. Molto difficile però è molto, molto bello, è come quando fai invece lo spettacolo, quello un po' più tragico, no? Sì. Sia far ridere che far piangere è difficilissimo, sì. Devi essere molto credibile, non puoi improvvisare per assurdo nulla, ma in realtà l'improvvisazione deve essere talmente brava, maestra, che dopo scatta la risata. Io per esempio nel mio caso gioco molto sull'autoironia, ma perché io in realtà sono proprio così, cioè io anche con i miei amici scherzo molto sulle poche forme piuttosto che sul resto, insomma. Perché questa inquadratura? Ma perché abbiamo due registi maschi, per cui era più che normale che a beneficio anche del tipico telespettatore maschile. Di altro, ma però noi volevamo vederti nella tua interiezza. Beh, vabbè, anche questa è ovviamente un'autoironia, nel senso, fa parte del gioco. Sì, sì, è bello. Quando una persona si mette in discussione, si prende, è molto bello. Poi in realtà i comici te lo chiedono anche, Anto, sì, che dici, possiamo scherzare, cioè ti dicono, ah che belle gambe, quando è cioè Natale, Pasqua, quando è che ti posso venire a trovare in mezzo alle feste, tutte queste battute qua. E questo, su questo devo dire che effettivamente è così, perché se, devo dire anche su me stesso, con
le brevi parentesi legate al cabaret di questi anni, effettivamente quando mi è capitato mi hanno chiesto se potevamo giocare. Ironizzare. Esatto, ironizzare un po' con la mia figura, soprattutto io sono autoironico per natura, ma deve essere questa così. È un'altra pagina. Durante una serata, vi ricordo, c'era Alessandro Di Carlo, io stavo seduto in prima fila, ma chiamava tutta la serata quando si voleva, ah belli capelli, ecco. Sempre belli capelli, capito? Quindi, io ero belli, ma però è bello, capito, questa cosa. Ma giochi così. Del resto, come diceva Nando, che il tratto di matita alle volte serve a ricalcare e a calcare la mano, il lapis, proprio su quelli che sono gli aspetti di postura facciale, la mimica, l'espressività. Forse questo che poi diventa la nota caratteristica per chi fa ritrattista o in questo caso il caricaturista, o come nel caso vostro, quando devono artisti devono giocare con il pubblico. Un'ultima brillante linea fresca. Bellissimo. Di penna, di matita, ed è proprio legata, l'avranno capito i telespettatori, non la voglio commentare, la lascio a loro, dove tra l'altro è recente la notizia secondo la quale la nascita della fusione Fiat Chrysler e ha portato Marchionne a decidere per la sede amministrativa, se non erro, in Olanda, quella fiscale a Londra, e in Italia forse non so che cosa rimarrà, anche se lui ha garantito investimenti. Ecco, questa vignetta la dice lunga. Vabbè, sono le vetrine comune. Famose di Amsterdam, le vetrine rosse di Amsterdam, no? Ragazzi, vabbè, poi... E c'è un Marchionne, c'è un Marchionne da olandesina. Poi nel zoccolo, a zoccoli, poi è arrivato uno incazzato con lo spray, ha scritto una cosa. Esatto, incazzato lui come sono incazzati tutti gli italiani. Come sono gli italiani, per questa... interpretando proprio il sentiero comune. Ma anche lo stesso Romiti è rimasto molto amareggiato. Romiti che è stato poi un pioniere. Idealmente era uno dei writer che ha pittato le mura della vetrina olandese. Ragazzi, peccato che il tempo è tiranno, abbiamo anche sforato di qualche minuto, ma sono convinto che ci perdoneranno dalla regia, ma soprattutto da casa, che spero agli amici che ci hanno seguito di aver strappato qualche risata e che, attraverso le sollecitazioni diaframmatiche, magari abbiamo anche contribuito a una buona e sana digestione, perché no? Perché alle volte deve essere così. Sono convinto e chiedo il vostro impegno di tornare prossimamente nei nostri studi per raccontarci nuove esperienze, perché no, magari scovando negli archivi anche altre vostre performance. Ma sicuramente ce ne sono, per ridere. E allora sarà impegno comune, e lo dico anche a Nando, dove tra l'altro Super J cercherà anche di seguire questa mostra prossima che stai organizzando, perché il pubblico... Sto tentando di farlo. Qualora così fosse, cercheremo di esserci anche noi per tributare il giusto omaggio ad un artista come te. Dimmi, se Antonella. Se mi permetti, volevo ricordare agli amici che avranno voglia di venirmi a vedere in teatro l'11 aprile al Teatro Mercantini di Ripatranzone, c'è il nuovo spettacolo che stiamo preparando e anche quello è molto divertente. Perfetto, cercheremo di esserci io in prima fila. Pier Diavolo in convento e io sarò una madre superiore. Oh, me la posso immaginare. Tu tra l'altro abiti Talari, gli hai anche... vestiti in qualche tua gag, mi pare di ricordare, per cui sì, ci sta. Sì, ne ho fatte diverse, frate e anche il prete, ne ho fatte diverse. Appunto, quindi le indulgenze anche te le sei guadagnate abbondantemente. Sì, perfetto. Sì, hai voglia. Ragazzi, grazie Nando per essere stato nostro ospite, grazie soprattutto per la copiosa produzione che ha permesso anche di raccontare il territorio e l'Italia, continua a farlo a beneficio del pubblico che ha bisogno anche di questi importanti contributi. Grazie Angelo per le facili risate che riesci a suscitare in tutti noi, in bocca al lupo per tutti i tuoi impegni. Antonella, grazie della tua delizia, del tuo contributo sempre così abbondante in tutti i sensi, soprattutto quando si tratta di contribuire a dare gioia, si tratti di spettacolo teatrale piuttosto che di cabaret, e questo penso che il pubblico te lo possa riconoscere, sia il pubblico che ti viene a seguire, sia il pubblico che oggi ti ha seguito da casa. Abbiamo bisogno di sorridere, grazie a voi. E il mio grazie ovviamente a voi amici che ci seguite sempre con passione sui canali di Super J, l'appuntamento con il sottoscritto è per venerdì prossimo. Vi rimando ovviamente all'appuntamento del J Magazine musicale di domani, sempre alle 15 su Super J, e poi ovviamente alle edizioni del nostro TG. Se lo vorrete, noi ci ritroveremo la prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata.